Ed è Montana, Luca Zaia spiega la manovra e dice si evita una catastrofe per la nostra regione. Grande successo della manifestazione per dire no all'impianto a biomassa 9, i comitati al sindaco ora blocchi l'opera. Il caso del ristoratore di Lodri che spara al ladro riapre vecchie ferite nel Vicentino, vi abbiamo chiesto, la difesa è sempre legittima. Scivola durante un'escursione notturna sul Grappa, perde la vita il preside Sandro Pizzato, dolore in città. Ponte in giornata, i primi sopralluoghi e i primi lavori, ma per i cittadini sono le ultime passeggiate. Lo sfogo di una giovane commessa dopo un'operazione agli occhi, mi hanno rovinato la vista. Corsa contro il tempo per salvare i posti di lavoro dei dipendenti della Riello e della Anselmi. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Bassano, siamo naturalmente in diretta, abbiamo tantissime notizie, le avete sentite dai titoli. Iniziamo con la Pedemontana, con l'intervista al governatore del Veneto Luca Zaia che spiega appunto le motivazioni di questa manovra decisa dalla regione e dice abbiamo evitato una catastrofe. Noi ci siamo trovati davanti a una scelta. Intervenire e dare una mano con tutte le garanzie del caso e fare in modo che questa infrastruttura fra 3 anni sia conclusa, perché questi sono i tempi che abbiamo, oppure dire, come fanno tanti, quelli che sperano che si fermi tutto perché devono continuare ad andare sulle carogne a mangiare, a far libagione per fare politica, oppure sperare che tutto si fermi, allora andremo a gestire il funerale di una miriade di imprese, andremo a gestire 3.000 espropriati che poveri hanno perso tutto e non hanno neanche più la disponibilità dei loro terreni, andremo a gestire contenziosi collettivi, andremo a gestire licenziamenti. Li definisce sciacalli, quelli che speculano politicamente sulla questione pedemontana. Il presidente Luca Zaia, ospite del nostro direttore a Focus, è stato molto chiaro. Le strade erano due: lasciare incompiuta l'opera e gestire un dramma dal punto di vista economico, oppure chiedere uno sforzo ai veneti che hanno di più. La pedemontana va completata, deve essere finita, ne va della credibilità del nostro territorio. L'addizionale IRPEF, che scatterà, ricordiamolo, solo nel 2019, è la strada obbligata da percorrere. Anche perché lo Stato, che come sempre usa due pesi e due misure, non intende dare deroghe al Veneto sul Fiscal Compact, cosa già fatta però in passato con la Campania. Se arrivasse il via libera da Roma, niente aumento. Da buoni veneti però meglio arrangiarsi. Self-made, siamo abituati. La fetta che darà il proprio contributo è limitata. In Veneto i contribuenti sono in totale 2.668.997. Pagheranno in 620.000, una piccola parte. Esentati tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 28.000 euro e tutte le fasce protette. Che contributo dovranno versare? Facciamo qualche esempio. Si va dai 36 euro all'anno, 3 euro mese, per i redditi fino ai 30.000 euro, per arrivare al massimale di 936 euro annui, 78 euro mese, per chi supera gli 80.000. Questa tabella riassume in maniera precisa gli scaglioni di pagamento. E adesso ci trasferiamo a 9, grande successo per la manifestazione organizzata per dire no all'impianto biomassa. Un lungo serpentone colorato, tanti bambini armati di palloncini per dire che no, quell'impianto non lo vogliamo. Grande partecipazione al corteo organizzato a 9 per protestare contro l'impianto a biomassa. Centinaia di persone hanno voluto essere presenti all'evento organizzato dal comitato che si batte contro l'opera. Un messaggio preciso, chiaro al sindaco Chiara Luisetto, a cui devono essere fischiate parecchio le orecchie. Non può ignorare una simile sollevazione popolare. Io me lo auguro, anche perché questo lo stiamo facendo proprio per sensibilizzare il sindaco e tutta l'amministrazione, che comunque in consiglio comunale ha manifestato la loro contrarietà come cittadini, non come amministratori però. Un paradosso, come può essere contraria da cittadina ma poi avallare il via libera all'impianto da amministratrice? Questa è la domanda che ci siamo fatti anche noi, non lo sappiamo perché. Se è realmente contraria, fermi l'opera.
il sindaco giochi a carte scoperte perché si sta parlando di un tema delicato. La mobilitazione dei cittadini intanto continua. Adesso siamo ancora più motivati ad andare avanti, visto che le persone comunque sono convinte che quell'impianto non deve essere costruito là. Quindi seguiremo i vari step, adesso c'è questo deposito che faremo delle firme dopo che avremo quantificato, avremo sistemato tutti i documenti, depositeremo le firme per il referendum e dopo cominceremo a pensare veramente a fare questo referendum. Ascoltate la voce del popolo, questo è il messaggio lanciato dal governatore Luca Zaia agli amministratori locali di Nove. Ho visto che c'è un appello alla regione, noi per carità, per quello che possiamo fare siamo sempre da parte dei cittadini per ascoltarli. Ho il massimo rispetto poi per le amministrazioni, si figuri, però è pur vero che se c'è una chiamata di popolo così la gente va ascoltata, no? Certo. Va ascoltata, forse magari è mancata una fase preliminare su questa partita. I cittadini che chiedono ascolto vanno ascoltati e va approfondito fino in fondo questa partita. L'abbiamo visto con la pista ciclabile, fra l'altro, che è una campagna che voi avete sostenuto, e visto che alla fine, insomma, mi sembra di capire che una soluzione si è trovata. Io spero che riescano a trovare una soluzione. Per quanto di nostra competenza è a disposizione la Regione, c'è l'assessore Bottacin che segue da vicino queste partite dei biodigestori, degli impianti di biomasse, e che sarà a disposizione dei cittadini se vogliono parlare. Cambiamo argomento, il caso del ristoratore di Lodi che ha sparato e ha ucciso un ladro che stava tentando di entrare nel suo esercizio commerciale, riaccende il dibattito sulla legittima difesa e riapre anche delle ferite che riguardano il vicentino, il caso di Hermes, ma non solo, anche la vicenda di Stacchio. Allora siamo venuti per strada a chiedere a voi bassanesi cosa ne pensate di questo argomento. Non è questione di chi uccide e chi non uccide, queste sono cose che vengono dopo. La prima cosa che non deve avvenire è che qualcuno entri in casa mia. Legittima difesa, un coro di sì. Una ferita mai rimarginata in un Veneto che non ha dimenticato la condanna di Hermes Mattielli, il rottamaio di Arsiero morto per un infarto un anno e mezzo fa, che nel 2006 aveva rincorso e sparato contro due ladri entrati nel suo deposito. Riparte dal caso di Mario Cattaneo, che ha ucciso uno dei malviventi che stavano rubando nel suo ristorante a Casaletto Lodigiano. Io al suo posto avrei fatto la stessa cosa, è per quello che non tengo l'arma in casa. Non ha fatto bene, ha fatto quello che doveva fare. Se lei si immagini, uno entra a casa sua con intenzioni certamente non amichevoli, magari c'erano dei bambini, magari delle cose, sono attimi in cui il ragionamento sfugge. Se per Graziano Stacchio, il benzinaio di Ponte di Nanto che spara ucciso nel febbraio 2015, un rapinatore in fuga da una gioielleria, la vicenda giudiziaria è finita con l'archiviazione, si apre in queste ore il processo di appello dopo la condanna per il tabaccaio di Correzzola, Franco Birolo, omicidio volontario per i ristoratori di Lodi, eccessivo. Secondo me no, è troppo eccessivo che l'abbiano per omicidio volontario. Sì, secondo me sì, perché alla fine uno deve avere le forze per potersi difendere. Cioè, se ti entrano in casa, cosa vuoi farci? E la conclusione per tutti è la stessa. Per esempio, se una persona ha una famiglia a cui ci tiene, entrano dei ladri in casa, dovrà difendersi in qualche modo. Però quando uno te arriva in casa, Non saprei cosa dire, dipende dalle circostanze. E proprio di legittima difesa si occuperà il TG Linea Aperta di questa settimana, possiamo vederlo con l'aiuto della grafica, legittima difesa o difesa legittima, dite la vostra con un sms, un fax, una mail agli indirizzi che state vedendo in questo momento in sovrimpressione. Dolore e commozione in città per la tragica morte del preside Pizzato. Un volo di 100 metri lungo la parete completamente ghiacciata, una tragedia improvvisa che ha spezzato la vita di Sandro Pizzato, 57 anni, bassanese, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Marconi di Cassola. Una persona amatissima e non solo nell'ambiente della scuola, Sandro Pizzato sabato sera era salito in grappa, come era solito fare spesso, per una passeggiata sotto la luna piena. Lasciata l'auto in località Forcelletto, ha iniziato la sua escursione, dalla quale non è più rientrato. A dare l'allarme è stata la moglie Rossana, che non vedendolo tornare a tarda notte ha attivato i soccorsi. Solo ieri mattina il corpo ormai senza vita di Pizzato è stato avvistato nella zona di Malga Bocchette di Cima. Cosa sia accaduto realmente non è ancora chiaro, se a provocare la caduta sia stato un malore, una distrazione o un piede messo in fallo, e se il dirigente scolastico abbia trovato la morte all'istante o solo dopo una lenta agonia, lo diranno le indagini.
Sandro Pizzato lascia un ricordo indelebile in chiunque abbia avuto il piacere di incontrarlo almeno una volta. Il suo sorriso, la sua disponibilità, assieme alla sua preparazione e al suo incredibile bagaglio di competenze, l'avevano portato ad essere stimato tanto come dirigente scolastico, quanto nel suo impegno pubblico come ex presidente del Consiglio di quartiere Angarano. Oltre alla moglie Rossana, Sandro Pizzato lascia 3 figli e un nipote, ma soprattutto lascia un grande vuoto tra quanti lavorano da sempre per mettere la scuola al centro dell'educazione delle nuove generazioni. È proprio nelle scuole dove prestava servizio Sandro Pizzato in giornata bandiere, l'istate a lutto. Parliamo del caos banche adesso, in 10.000 verso i ricorsi legali. Sarebbero 10.000 i soci delle due banche popolari venete, BPV e Veneto Banca, intenzionati a scegliere la strada del ricorso legale e rinunciare pertanto all'offerta pubblica di transazione proposta dai due istituti di credito in scadenza il prossimo 22 marzo. La stima deriva dalla somma delle pratiche seguite dagli uffici legali e presentate dai comitati spontanei e dalle associazioni dei consumatori impegnate ad assistere i titolari delle azioni dei due istituti di credito. Una cifra, i 10.000 soci pronti ai ricorsi, che potrebbe anche aumentare alla luce dei primi risultati che giungeranno dai primi arbitrati per le controversie finanziarie. E immaginiamo lo stato d'animo e i dubbi in queste ore dei risparmiatori rimasti beffati dal crollo delle azioni delle popolari venete. Cambiamo argomento, primi lavori sul ponte, ultime passeggiate prima del restauro completo per i bassanesi. L'ora X è arrivata, non si vedono ma sono al via i tanto attesi lavori di restauro del Ponte Vecchio. Primi sopralluoghi in vista dell'apertura vera e propria del cantiere e intanto si approfitta per l'ultima passeggiata. Sono 2 o 3 giorni che passeggiamo volutamente di qua. Bene i lavori, un po' meno la rivoluzione della viabilità ritenuta necessaria per il cantiere. Divieto di sosta in via Pusterla, doppio senso di marcia in via Angarano. Poco prevedibili le ripercussioni per il traffico cittadino, con automobilisti costretti a fare i conti con disagi inevitabili. E poi, per un'intera settimana, in attesa della realizzazione della nuova passerella pedonale in andata e in ritorno, il ponte, non più visibile, sarà anche totalmente vietato al transito. Attesissima in città quest'opera, ma qualcuno ancora non crede che sia la volta buona. Sono venuto a vedere appunto se stavano cominciando i lavori, ma qui non si comincia un tubo, purtroppo. Speriamo bene. Ogni volta che passo dico anche stavolta ce l'ho fatta. Ecco perché sono pessimista quando vedo più, speriamo che comincia. Si sa qualcosa quando iniziano i lavori? Dovevano iniziare oggi veramente? Non vedo i lavori iniziati. Messo come è messo non è che sia il massimo della sicurezza. Ma intanto continua a passeggiare, continuiamo a passare. I lavori tutti li vogliono e intanto il ponte se lo godono. È un'emozione perché comunque il ponte è sempre stato il simbolo di Bassano ed è da un bel po' che è così, quindi speriamo che ci sia un miglioramento. Avete sentito possibili disagi per quanto riguarda il traffico, non solo per i lavori che riguardano il Ponte Vecchio, ma anche quelli che riguardano Via Verci, chiusa proprio stamattina la viabilità per effettuare l'asfaltatura. Bassano, sono iniziati questa mattina come da programma i lavori di sistemazione e asfaltatura di Via Verci. L'intervento è diviso in 2 fasi della durata complessiva di 2 settimane. La prima, da oggi fino al prossimo lunedì, prevede il divieto di transito in Via Verci nel tratto compreso tra Via Mure del Bastione e Via Bellavitis e la contemporanea introduzione del doppio senso di marcia in Via Marinali. La prossima settimana sarà istituito il senso unico alternato nel tratto tra Piazzale Cadorna e Via Mure del Bastione. Durante l'intera durata dei lavori in Via Verci sarà sempre consentito l'accesso ai pedoni, mentre il mercato settimanale del giovedì e del sabato si sposterà temporaneamente nel parcheggio antistante Sala da Ponte. Quindi occhio, se vi muovete in auto in questi giorni potrebbero esserci dei problemi, armatevi di pazienza. Adesso vi raccontiamo la storia di una ragazza operata alla vista, ci ha chiamato perché dice: vedo peggio di prima e nessuno vuole aiutarmi.
da 6 mesi mi sono sottoposta in privato, in una clinica privata di Mestre, a questa operazione appunto per buttare occhiali e lenti a contatto, e mi era stato detto che togliendo il cristallino avrei appunto avuto una visione buonissima da lontano. Da sempre convive con una grave miopia Luciana Simeone, commessa di Cassola. Per questo 6 mesi fa si affida agli specialisti di una clinica privata di Mestre. 5.000 euro il costo dell'intervento, metà pagati subito, gli altri con un finanziamento. Nessun rischio paventato. Al termine della convalescenza, visione da lontano senza lenti, un occhiale leggero per vedere da vicino. E invece? Ho tutti e due i cristallini che si sono opacizzati. Io mi sono rivolta in questa clinica dove sono stata operata e non ho avuto nessuna soluzione. Mi hanno detto che devo rivolgermi ad ospedali pubblici e mettermi in lista d'attesa. Un calvario per la giovane donna che da settembre si è rivolta a 8 diversi specialisti. Visita su visita, telefonata dopo telefonata, la sua speranza di tornare a una visione normale appesa all'intervento di laser fissato all'ospedale di Bassano per il 13 aprile. Intanto, oltre a 2 rate del finanziamento e ai costi delle visite, si è accollata altre spese. Ho acquistato un occhiale, va bene, per vicino, poi mi hanno fatto acquistare un occhiale per lontano, 2 occhiali progressivi. Però attualmente non riesco a guidare neanche la sera, sono un mese che sono in questa situazione e ho dovuto anche prendermi, girare io gli ospedali a vedere dove c'era una lista d'attesa meno lunga per avere una soluzione. Non riesce a guidare la sera, si sente tradita da persone in cui aveva riposto fiducia e che aveva pagato, nessuno le aveva prospettato rischi per l'intervento, adesso vorrebbe ottenere aiuto e rispetto. In apertura della pagina dell'Alta Padovana parliamo di lavoro, con il pressing delle istituzioni sui vertici della Riel e anche per quanto riguarda l'Anselmi è corsa contro il tempo. Assemblea dei lavoratori dell'Ariello, dopo che la nuova proprietà al Ministero per lo Sviluppo Economico ha deciso di adottare la linea del muro contro muro. Vogliono chiudere il sito produttivo e per gli operai da aprile è prevista la mobilità. Continua dunque la pressione, anche dal punto di vista politico, per far tornare sui propri passi i vertici aziendali. La proprietà che è subentrata nel gruppo ha un atteggiamento di netta chiusura rispetto alle proposte fatte dai lavoratori e dal sindacato, che erano proposte interessanti, cioè di utilizzare quel sito anche per altre attività collegate per esempio alla ricerca, professionalità che esistono a Piombino-Dese, che quindi andavano valorizzate, e quindi adesso continuerà una pressione per cercare di trovare una soluzione rispetto a questa chiusura. Per le fonderie Anselmi di Campo San Piero la soluzione ci sarebbe, ma è corsa contro il tempo. Esistono delle proposte di subentro anche da parte di produttori del settore, che hanno bisogno però di avere rapidamente tutta la parte che riguarda il tribunale, che riguarda la domanda di cassa integrazione, che domanda tutto quello insomma che serve per arrivare a questa soluzione, deve essere fatto in pochissimo, pochissimo tempo. Noi abbiamo lavorato anche a Roma perché questa cassa integrazione venga richiesta e possibilmente concessa, perché aiuterebbe la continuità produttiva, diciamo, del rapporto di lavoro anche alla nuova società. E ci auguriamo che nei prossimi giorni, perché davvero è questione di pochi giorni, bisogna trovare delle soluzioni positive. Speriamo veramente si arrivi a una conclusione positiva di entrambe le vicende. Ci sono tante famiglie che aspettano con ansia di conoscere il proprio futuro. La cronaca. Ignoti, domenica notte, intorno all'1:30, hanno forzato la porta posteriore del negozio Hydro Garden di San Pietro in Gù. Siamo in via Guglielmo Marconi. Una volta all'interno dello stabile hanno rubato 600 euro dalla cassa, 10 motoseghe e un decespugliatore. Si sono dileguati con il bottino. Sul caso indagano i carabinieri. Successo ieri per la giornata ecologica organizzata dal comune di Cittadella. Cittadella. Più di 300 persone hanno preso parte ieri alla 14ª edizione della giornata ecologica organizzata dall'assessorato all'ambiente del comune. Capitanati dal sindaco Luca Pieromone e dall'intera giunta, i volontari, semplici cittadini ed esponenti di numerose associazioni di volontariato del territorio, hanno ripulito le strade, i fossati, le aree verdi e le zone industriali delle frazioni e l'area del centro storico, trovando abbandonato ogni genere di rifiuto, dalle migliaia di mozziconi di sigarette ad ingombranti come i materassi. Complessivamente sono stati raccolti e portati in discarica 15 metri cubi di materiale.
E siamo in chiusura, vi ricordo che questa sera torna l'appuntamento con Iceberg, tra gli ospiti Marco Restetti di Forza Italia, Carlo Borghetti del Partito Democratico, l'imprenditore Tiziano Mariani e Corrado Mandreoli della CGIL. Si parlerà naturalmente di attualità politica. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, per essere state in nostra compagnia e vi lascio alle previsioni del tempo. A presto. Previsioni per domani. Alta pressione in ulteriore rinforzo sul Triveneto per una giornata stabile e soleggiata. Poche variazioni termiche, con clima relativamente freddo nottetempo e il primo mattino, quando non si escludono leggere gelate nelle zone più fredde. Temperature più gradevoli nelle ore centrali della giornata. Venti deboli a regime di brezza, con dominante dai quadranti orientali.